Benvenuti allo Stand Beretta, all'Hunting Show di Vicenza edizione 2014. Sono Elena Vismara, Marketing and Business Development Manager, e vorrei oggi presentarvi le novità della Fall Winter 14 per quanto riguarda l'abbigliamento e gli accessori. Innanzitutto i temi su cui abbiamo lavorato nell'abbigliamento. Importante, sappiamo, nella caccia è il tema della sicurezza, per cui abbiamo introdotto alcune importanti novità come la modularità dell'alta visibilità, che vi vorrei mostrare direttamente su un capo. Ad esempio, questo capo, il Gun 11, novità del 2014, presenta un pannello modulare posteriore. Aprendo la cerniera posteriore, si estrae il pannello alta visibilità in arancio e si fissa con la zip superiore. L'alta visibilità si propone poi anche nella parte anteriore del capo. Ad esempio, vediamo il dettaglio della sottopattina in arancio, che viene poi fissata in questo modo. Altro tema costante su cui lavora la tecnologia Beretta è la modularità dei capi. Vediamo qua ad esempio il BIS, che sta per Beretta Interactive System, ossia un vest modulare. Grazie a questo gancio possiamo inserire il gilet in tutte le giacche Beretta in modo da modulare il grado di calore desiderato. In particolare questo gilet è imbottito in Primaloft, è reversibile, quindi nella sua parte Optifade e nella parte verde, ed è inoltre dotato di membrana windstopper, ossia membrana antivento, ed è completamente traspirante. Nel suo equilibrio costante tra innovazione e tradizione, Beretta propone anche l'abbigliamento per il dopo caccia, ossia per abbigliamento anche per tutti i giorni. Vediamo nei suoi materiali tradizionali come velluto, fustagno, proposto anche in colori molto brillanti per l'utilizzo quotidiano, sia uomo che donna. Beretta è inoltre sempre attenta al mondo dell'accessorio. Vediamo qui ad esempio uno zaino per l'uso quotidiano in wax cotton, piuttosto che la linea travel per il viaggio, in modo da accompagnare sempre l'utilizzatore finale. Siamo quindi sempre più vicini alle esigenze del mercato e del consumatore finale.